importante, che richiama tantissime persone veramente per un momento di condivisione che ha un significato particolare per quest'anno dopo il periodo del Covid. Sì, assolutamente sì, diciamo che quest'anno è un anno, partiamo dall'anno zero, quindi un anno di ripartenza, dopo 2 anni di Covid ritorniamo alla normalità, anche con delle grosse novità, con delle grosse soddisfazioni che la nostra amministrazione ha ottenuto in questi anni, diciamo, di duro lavoro, tant'è che appunto, come già ben sapete, siamo stati, diciamo, beneficiati da un progetto che abbiamo presentato ai vari ministeri, sia il Ministero della Cultura che il Ministero del Turismo, e il nostro progetto, diciamo, il nostro lavoro è stato, diciamo, premiato di una valida considerazione da parte del Ministero del Turismo. Abbiamo puntato molto sul discorso della destagionalizzazione, perché appunto il Ministero ha valutato i vari punti del progetto che abbiamo presentato, un progetto molto ampio che comprende, diciamo, che considera sia l'aspetto religioso, ma anche l'aspetto, diciamo, economico, sociale, culturale, artistico, e diciamo, questo è stato il nostro punto di forza affinché, diciamo, questo progetto sia stato valutato. È un evento quest'anno che ha organizzato il Comune di Novoli, e devo innanzitutto ringraziare tutti i partner che hanno contribuito alla realizzazione di questa bella festa in onore del nostro santo patrono, Sant'Antonio Abate, che sono nelle campagne per recuperare della legna. Le giornate purtroppo in questi giorni ci hanno bloccato un pochettino, per finire questa grande opera d'arte. I partner, ci tengo a ringraziare la Regione Puglia, la provincia di Lecce, l'Unione dei Comuni del Nord Salento, e poi quest'anno abbiamo avuto un ottimo risultato anche a livello mediatico, grazie anche al patrocinio. Oggi mi è arrivata la telefonata dal Ministero della Cultura, quindi siamo molto contenti, e il patrocinio del Ministero del Turismo. Per quanto riguarda queste giornate, che partono da oggi, giorno 12, fino al giorno 18, ci sono tantissimi eventi. Mi piace ricordare il fatto che giorno 17, il giorno di Sant'Antonio Abate, ci sarà nuovamente, dopo tanti anni, la gara pirotecnica a Novoli dei Fuochi. 3 fuochi la mattina, orario 2:30, 3 credo, e il pomeriggio con altri 2 fuochi. Questo è il giorno 17. Mi piace poi ricordare il giorno 16, l'accensione. L'anteprima, l'accensione sarà di circa 20 minuti. In questa accensione ci saranno 7-8 minuti, uno spettacolo, e poi successivamente 12 minuti la vera, diciamo, accensione della grande pira, il grande falò. Poi a seguire ci saranno gli spettacoli, come già sapete. Mi hanno riferito una cosa molto bella, questa è la prima volta che cantano insieme i Sud Sound System, Antonio Castrignano e Cesare Dell'Anna. Invece giorno 17 a sera, sempre lì in piazza Tito Schipa, abbiamo una band internazionale, una band inglese, i Morciba, musica anni 90, in voga, un gruppo molto importante. Poi invece il giorno 18, questo però lo faremo dire poi al comitato, la festa si sposterà da piazza Tito Schipa in piazza Regina Margherita, accanto al teatro comunale, dove ci ritornerà a Novoli nuovamente la Sagra del Maiale insieme ad altri eventi. Tutto qua, va bene? Funzione, quella di legare, di continuare a tenere legato il nostro popolo alle antiche tradizioni, anche quella di costruire eventi di destagionalizzazione che portano qui turisti e persone che vogliono vedere il Salento autentico, quello legato alle antiche tradizioni, quello legato agli eventi più viscerali del nostro popolo. Questo è un evento che ritorna dopo gli anni di chiusura, per il Covid ritorna in pompa magna con una organizzazione rinnovata, e che sta portando grandi risultati anche, insomma, all'impegno dell'amministrazione comunale e del supporto che tutti gli enti, la provincia, la regione, il governo sta dando ad un'iniziativa così importante. Per noi salentini è un punto d'orgoglio e saremo contenti di testimoniare ed essere partecipi all'accezione.
con la provincia, con la regione, con il comune e col governo, una manifestazione che rappresenta la possibilità di tradurre un rito e una tradizione in una festa popolare. Questi sono i riti dei fuochi, questo è per Novoli la Focera, ma non è un evento limitato soltanto al territorio salentino. Ecco, è un evento che con la cultura, con la capacità di queste tradizioni di entrare nel costume delle persone, di farle sentire, specialmente dopo questi anni di pandemia, vive e attive, riesce a penetrare nel cuore delle persone e a generare anche economia intorno alla cultura. Turismo, ad attirare l'attenzione di quanti vedono nel Salento non soltanto la disponibilità bellissima di luoghi magici, ma anche riti e costumi che si sono tramandati nel corso del tempo e che fanno parte della storia di questo popolo. Grazie per essere venuti così, intervenuti così numerosi, e faremo un doppio giro di tavolo perché abbiamo tanti interventi per molto importanti, trovano lo spazio per raccontarsi, e quindi diciamo un onore per la provincia presentare nella conferenza stampa di uno degli eventi più importanti della storia del Salento e del nostro territorio. La Focera di Novoli è non soltanto il racconto delle tradizioni con cui ogni anno un popolo si trova intorno ad un evento, ma anche un modo per raccontare il legame stretto tra la nostra storia, il nostro presente, collegando. Le donne della Focera, i volontari in queste ore purtroppo non possono stare qui con noi, sono tra le campagne a raccogliere la legna per purtroppo questi due o tre giorni la pioggia ha bloccato la costruzione del falò, però nonostante ciò sono tra le campagne a raccogliere la legna e portarla in piazza di Toschiva per la realizzazione definitiva del falò. E poi porto anche i saluti perché è a casa per motivi di salute, mi ha mandato un messaggio, lo ringrazio, il consigliere regionale Donato Metallo, che devo dire insieme a quegli anni era lei l'assessore alla cultura e negli anni difficili, e Loredana Carbonico è attualmente come presidente del consiglio regionale che rappresenta l'intera regione in questa sede istituzionale, insieme a Don Luigi, dove, come ha detto il presidente, abbiamo fatto squadra, perché arrivare qui oggi significa che c'è un lavoro di 3-4 mesi, e quindi veramente il sindaco si prende i meriti in questa sede. Però devo ringraziare tutti i miei utenti che sono al lavoro da 3-4 mesi appunto per far realizzare la grande opera novolese. Prego. Questo evento avendolo supportato negli ultimi anni, quindi non devo dirle niente, Presidente. Grazie Luigi per essere qui, a tutti voi. Della Focera porto il ricordo di una fascista, si dice, che ha rischiato di bruciarmi i capelli un anno mentre lavoravo. Porto il ricordo delle persone che con una incessante attività, dalla mattina presto fino alla sera, cominciano a ricevere questo lavoro di essere insieme. Coinvolgono tutta la comunità, ci sono persone, Novoli, che vanno a vedere l'andamento dei lavori dalla mattina alla sera, sorvegliano, casomai succede qualche cosa, casomai c'è qualche pezzo fuori posto. La Focera è questo, la Focera è comunità. E ha passato dei momenti difficili, ovviamente voi lo sapete, li abbiamo vissuti insieme. Ecco perché oggi siamo particolarmente contenti del fatto che rinasce la fondazione insieme al rinnovo del rito. Momenti difficili dal punto di vista economico, dal punto di vista organizzativo. C'è stato un anno in cui temevamo che non si potesse fare proprio niente. Con Antonio qui e con Marco, insieme a Stefano, abbiamo ragionato proprio di come poter rilanciare un'attività che non poteva scomparire, perché l'abbiamo voluta fortemente, l'abbiamo voluta tutti, l'abbiamo voluta con la rete dei fuochi, perché la Focera non è soltanto il rito di
Nivi, però la cosa era vissuta come un rito di tutta la Puglia, vengono da tutte le parti a vederla, e anche le attività culturali che sono state fatte nel corso degli anni e che hanno generato gemellaggi con altre città del mondo testimoniano quanto quel rito fosse vissuto da tutti. E quindi ce l'abbiamo messa tutta, anche nei momenti di maggiore difficoltà, con l'amministrazione, con il comune, con gli assessori, con la provincia, insieme noi della regione. Oggi è come una rinascita a nuovi fasti, questa è la verità, è una rinascita a nuovi fasti perché superato il periodo gravissimo delle difficoltà in cui si cercava di fare il meglio possibile con quello che c'era, e la regione è sempre stata accanto, oggi invece abbiamo avuto la possibilità di programmare, e lo ha fatto benissimo il comune, con una attività culturale di quelli che sono le nostre persone. E questo può venire soltanto quando come persone, come il sindaco, come tutti coloro i volontari, come la comunità intera di Mori ci mette del proprio per far sì che le nuove generazioni possano godere un momento storico importante come questo. Per cui, anche perché sappiamo che questa attività culturale che è già di per sé importante, per la quale mi sento di ringraziare il direttore artistico Alessandro Pulito per l'impegno profuso nel mettere su un programma così vasto e così importante, non dobbiamo dimenticare che quando parliamo di questo parliamo di economia, parliamo di lavoro e quindi di possibilità di rilancio di un intero territorio. Quindi vi ringrazio davvero tanto per il tanto lavoro fatto e vi auguro buona opera. Quest'anno, notizia di stamattina, mi hanno contattato telefonicamente dal Ministero della Cultura, dove quest'anno la Focala di Novoli ha anche il patrocinio del Ministero della Cultura. Nei giorni scorsi invece, di dominio pubblico, questo ci inorgoglisce moltissimo, perché una piccola comunità come Novoli, circa 8.000 abitanti, avere anche il patrocinio del Ministero del Turismo ci fa veramente contenti. Significa questo che il Comune di Novoli, gli amministratori e i dipendenti hanno fatto veramente un gioco di squadra. Cercare di avere questo riconoscimento anche a livello interministeriale credo che sia veramente una cosa molto importante per la nostra comunità. Sono principalmente i giorni di Sant'Antonio. Prego. Come no, Sant'Antonio. Grazie a Dio quest'anno, intanto saluto tutti quelli che partecipano a questo momento così bello di conferenza stampa. Finalmente dopo 2 anni possiamo dire rientrare, di ritornare nella quasi normalità della festa. Tanto attesa la processione, perché nelle 2 anni non si fa la processione a Novoli, manca una cosa molto importante. Grazie a Dio quest'anno la potremo realizzare il 16, a pomeriggio alle 16, dopo la benedizione degli animali. Noi come parrocchia abbiamo lavorato, il sindaco parlava di 3 mesi, insieme con tutti i vari gruppi che io ringrazio, Azione Cattolica tutta intera, sia adulti che giovani, che ACR, famiglie, popolatini, il Movimento dello Spirito, la Mille Tracci, la Corale, la Soprattutto, ci hanno aiutato in questo cammino. Il tema che abbiamo voluto insieme con Padre Marino, che è presente, Padre Marino Longo, passionista, e scegliere per quest'anno sarà tutta la parte della sinodalità, proprio perché la Chiesa tutta intera in questi anni sta vivendo la sinodalità, non ci volevamo esimere da affrontare questa tematica, che poi sarebbe la continuazione anche dell'anno scorso, e questo è molto bello, questa sinodalità che stiamo cercando di realizzarla non solo nell'interno dei nostri gruppi, ma anche rapportarci con gli altri, per esempio la visita agli ammalati. Ogni mattina, dopo la messa alle 9, insieme al padre predicatore ci vediamo presso gli ammalati per far visita a loro. E la cosa bella che loro ci dicono è proprio questa: grazie, 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 perché la novena entra nelle nostre case. Tenga che ci preme questo. Ieri, per esempio, è stato in mezzo a noi papà Sannicchi Pace, che ha fatto una conferenza molto bella sulla sinodalità all'Oriente. Il presidente Sant'Antonio è orientale, non è occidentale, allora ci ha fatto notare le differenze che ci sono tra il sinodo come si pensa e si vive nell'Occidente e il sinodo come si vive più, un sinodo che parte dal basso,
ci diceva ieri Papa San Michele, loro già lo fanno come stile di vita, che diventi anche questo il nostro stile di vita. Ma poi anche sabato prossimo abbiamo una presentazione del libro di Gilberto Spagnolo, Memorie del passato, molto bello questo libro, dove ci dirà Gilberto Spagnolo le ultime novità sulla Focala e su Sant'Antonio. C'è una novità quest'anno, il giorno 16 gennaio, lunedì, alla fine della Santa Messa dopo la processione, c'era la benedizione del pane di Sant'Antonio. Per la prima volta a Napoli c'era la benedizione del pane di Sant'Antonio. Ci siamo documentati insieme con il Comitato Festa, abbiamo visto che anche in altri paesi già si fa questa benedizione del pane di Sant'Antonio. Allora la vogliamo fare anche noi, saranno parte di loro che distribuiranno durante la festa il pane di Sant'Antonio a tutti quanti coloro che lo vorranno. Come anche, abbiamo anche la visita delle associazioni, si potete trovare le associazioni Circolo Unione, Società Operaia, che collaborano con noi, questo è importante. Come comunque e tutti la festa di Sant'Antonio con tutti gli eventi culturali collegati è stata possibile grazie all'impegno economico, perché mi piace ribadirlo, sia della Regione Puglia, che ha contribuito con dei fondi. Con noi, oggi a festeggiare il via di questo evento, che è una pietra miliare della storia della tradizione della nostra comunità, Salentina, e non solo. Un evento capace di generare ogni anno grande interesse, grande emozione, per la sua importanza oggettiva e la portata dei festeggiamenti che comportano.